Buongiorno, ogni tanto ci vediamo. Ciao caro. Poi mi raccomando, fate gli umidi, che l'ultima volta mio amico ha fatto 17, ma è troppo poco. Mettete sui 20. Sarà sempre divertente. Sì, sì, abbiamo anche provato ad appoggiare il ginocchio. Vi taglio le gambe subito. Ma la proviamo. Sì, ma io ne ho provate un sacco di queste. Ne hai provate un sacco di Madonna, queste? Madonna, sì, sì, tutte ripotenziate. Qui non ho problemi. Mannaggia a te. È un 600 questo. Sì. Allora, a posto. Ho sentito un paio di fuori marcia, anche una fischiata di gomma. Ok. No, quella. Sì. Le punte servono sulle pedane per muovere il retrotreno. Ok. Ok. Talvolta, lasciandovi da soli per un po' di tempo, prendete qualche abitudine poco da esame. Ok. Ci dirigiamo in zona di esame. Quello che faccio è quella da esame. Quindi 150. Ciao. Aspetta la signora. Facciamo una simulazione dell'esame, no? Vai. Che cos'è questa FI? Non mi ricordo più. Sai qual è l'omologazione italiana? No. Se si accende questa, cosa indica? Di... la pressione, questa banalmente sarà la spia della $20.94. Perfetto, molto bene, molto bene. Una bella moto da KTM 690 monocilindrico. E quella è 690 monocilindrico. È una bomba questo, cos'è? Lo so. È easy, pensavo fosse molto più, più difficile. Mi chiedo se posso provare con quella. Qual è la vaschetta anteriore al liquido di freni? Quella. Oh, dov'è? Scusa? Tagliala, puoi fare un cenno lì perché se no te boccia subito. No? Ah, è vero! Allora, andiamo, adesso sapete cosa serve? Togliere il corrente. Oh, di emergenza? Il suolo usato in caso di emergenza. Questa cosa mi indica, ragazzi? Vuol dire che manca olio? No, manca niente. Il tiraggio della catena, quanto deve basculare massimo? Poco. Poco solo. Si prende un righello, si sbatte il righello sulla catena. Professore, ogni quanto è che viene la manutenzione? No, ma catena? Io non sono un professore, sto cercando di fare la manutenzione della catena. Ogni 1000 chilometri. 50.000. De cosa? De chilometri. La catena. Quando il battistrada ci consuma e arriva al livello di questo tassello che misura un millimetro per legge. Ah, quelle sfregge sono alte un millimetro? Sì. Ok. Mi sembra, non penso che sia un centimetro. Ok. Quando... Sega tutta qua, eh. Vanno gonfiati come i pneumatici. Con la pompa? Con il compressore? A freddo, abbiamo un piccolo compressore. Hai visto che ieri era col compressore? È ovvio che sia. Non mi sembra che ci sia altro. Poi, sì? Aspetta, la revisione quando avevi effettuato. Ah, dopo due anni? No, l'aveva fatta ogni quattro anni. Ogni quattro anni? Poi però, ogni no. Due. E il tagliando invece lo fai dopo? Ogni 10.000 km. Tu lo fai ogni 15. Cosa? Scusa un po'. Dove andiamo a vedere la data della scadenza della revisione, secondo voi? Bravissimi. No. Non sto ad essere superficiale su queste domande. Posso fare? Qua. C'è il tagliandino. Poi, cambio di proprietà, dove c'è scritto? C'è scritto in alto. Prima da lì a basso. Però sai? Vedi che anche qua c'è scritta, eccola qua, vedi, dal 15. A meno che vedo, guardo i numeri grandi. Ok, giusto. Come fai a controllare il livello dell'olio motore? La tiro, tiro niente. La metto sul cavalletto centrale. Che noi non ce l'abbiamo. Che però non abbiamo. Che l'olio scenda dove? Sul motore, sulla coppa dell'olio, sulla coppa dell'olio 3-0 intanto. Come si fa a controllare l'usura del battistrada? Se raggiunge l'altezza del tassello va cambiato. Il tassello raggiunge il battistrada che si allunga. Liquido dei freni che si diventa scuro. A quel punto cosa fa lei? A quel punto metto in moto e va, no. Tutto porto meccanico. Ah, comunque ogni risposta tu rispondi alla porta al meccanico, secondo me. No, non va sempre così bene. No, no. Corner, no, no. No, risponde che è così. Te sega, capire, no, sì, te sì. Sega. Va buono, ci siamo, dai a posto. Stiamoci, no, sì, dai a posto così. Va bene, le domande sì. Mi curano.
No, no, no. Queste sono le domande che vi fanno. Non c'è altro da sapere. Dai. Se no te fa smontare il motore, le faccio vedere i cilindri. Beh, buona fortuna, vecchio. Grazie. Per quanti secondi hai fatto su quello veloce? 16, 17. 17? Sì. 16. Ciao, siete a fare... siete a fare l'esame anche voi? Sì. Bella. Mi sarà divertente perché è il contrario. Ma hai anche la GoPro? Sì. Fai il youtuber? Sì, io faccio video. Se quello che fai video, come abitare in centro... Sì. Stai scherzando? Willy, cosa roba del genere? Phil, bravo. Sei proprio lui. No, puoi mettere anche a me. Ehi. Beh, allora, auguri. Grazie, bro. Ormai 5 minuti e 30 secondi arriva. Ok. Avete tutto? Tutta. L'omologazione del casco? Io ce l'ho, sono... È l'omologazione della visiera? Eccolo qua. La visiera. Infatti è interessante perché... Perché è tarocco? Se c'è solo lo scritto barra P, quando lo porti aperto non sei omologato. Tu non aprirlo. Se lo tieni anche in bagno. Adesso arriva tipo. La teoria la iniziamo, dai. Prego ragazzi, venite. Mi fermo qui a distanza, giusto? No, venga dentro. Ok. Si abbassi bene la mascherina. Sì. Allora ragazzi, cominciamo con la fase 1. Chi incomincia? Allora, un altro dei controlli è sulla catena. Sì, allora. Cosa bisogna fare? Deve essere ben lubrificata. Se non è lubrificata, rischiano di assottigliarsi i dentini che... di cui è composta, insomma. Oramai tutte le moto hanno le luci di marcia sempre accese. Gli abbaglianti si attivano manualmente. E se devo attivarli? Una volta girata che il quadro è attivo, si preme e si accende la spia blu dell'abbagliante. Va bene, si è comodo. Dai, prego. Vestitevi che proviamo il circuito. Non parte? No, no, no. Vado. Come è andata? Ok, promossi entrambi. Grazie. Mette la firma, lei, la 1 c'è, la 2 c'è, la senza limiti c'è, la B c'è. Perfetto, grazie. Niente. Presa, ultima volta.